Ciao tante! Ragazzi, per questo video era da un po' che non ve lo chiedevo, però fidatevi, guardatelo fino alla fine perché è un video che merita, ci stiamo mettendo un sacco di impegno e vi chiedo una piccola iscrizione. Dai ragazzi, ce la possiamo fare. Road to 800.000 iscritti, road to 1 milione di iscritti. In tantissimi di voi, guardate, guardano i nostri video ma non sono iscritti, quindi ragazzi non vi costa nulla, veramente iscrivetevi. Ragazzi, benvenuti da ZV e dalle Numbers Up Pack di Adidas per gli sports. Ciao ragazzi, bentornati sul canale, nuovissimo video quest'oggi, video speciale, perché gli amici di Football Emotion, che io ragazzi ringrazio di cuore, e vi ricordo di passare in descrizione, comunque starete vedendo qui il sito, perché trovate tutte le migliori scarpe, attrezzature e palloni sul loro sito. Ma quest'oggi cosa ci hanno mandato? Il Numbers Up Pack di Adidas per EA Sports, una collezione super limitata di 3 paia di scarpe che stanno e hanno rivoluzionato il mondo degli scarpini calcistici. Andiamoli a vedere passo per passo. Partiamo con il primo paio di scarpe, le Copa Sense. Mai avuto io un paio di Copa, prima volta ragazzi che le utilizzo. 99 di passaggio, perché infatti queste scarpe, come vi dicevo, in edizione limitata, sono state collegate a EA Sports, è proprio una collaborazione. Infatti Copa, che sono delle scarpe che comunque aiutano piede e aiutano il giocatore a essere più preciso, più tecnico, infatti secondo me con queste scarpe riuscirò a fare degli stop incredibili e soprattutto dei cross, dei passaggi incredibili. Dopo proveremo tutto in campo con degli esercizi specializzati. La cosa bella è che potete vedere qui il numero 99 che si ripete e qui 99 di passaggio. Infatti ogni scarpa è stata progettata per sensibilizzare un attributo specifico basandosi su FIFA. Infatti il 99 di passaggio fa chiaramente riferimento a EA Sports e a FIFA Ultimate Team. Il secondo paio sono le Adidas X Speed Flow, che anche queste non le ho mai avute. Stessa color, perché appunto vi ripeto fa parte della stessa collezione. Sono scarpe molto più leggere, guardate quanto sono belle, sono molto più leggere, perché infatti come prima le Copa avevano il 99 di passaggio, le Speed Flow hanno il 99 di pack, quindi il 99 di velocità. Queste scarpe qui si sente tantissima differenza, sono molto più leggere, aiuteranno i calciatori, in questo caso aiuteranno me, a riuscire a correre più veloce per andare magari sempre sul fondo, mettere il cross giusto, oppure ad arrivare prima sul pallone dell'avversario. L'ultimo paio del Numbers Up Pack sono le Predator Freak. Le ho lasciate per ultime perché il meglio è sempre per ultimo. Io le amo da impazzire, a parte l'estetica, con questa demo skin fantastica. La prima Predator che avevo portato sul canale, ragazzi, non presentava questo demo skin così completo. Tra l'altro, guardate bene, lato maglia con 99 di dribbling, sempre con gli stessi colori del Numbers Up Pack, con appunto il 99 di dribbling, perché infatti queste scarpe, le Predator in generale, sono pensate per aiutare sì il controllo di palla ma soprattutto il dribbling, perché grazie alla demo skin riusciremo a controllare meglio il pallone e perché no a provare a fare dei dribbling tenendo il pallone incollato ai piedi e anche dei tiri. Ragazzi, lo sapete, il demo skin aiuta tantissimo il tiro a giro e quindi andremo a provare queste scarpe insieme a tutte le altre in degli esercizi che vi ho preparato. Partiamo subito con le X Speed Flow, andiamo. Ok ragazzi, ci siamo e ho portato un mister. Sì. Allora, con queste scarpe qui, le X Speed Flow dell'Adidas, un esercizio che facevano i miei compagni di velocità quando giocavano all'Atalanta. Parte da qua, partendo dal cinesino, devi essere rapido, okay, a venire qua, fare un passaggio al volo, tornare sempre al punto di partenza guardando sempre il campo così, ma torni sempre lì in posizione. Quindi quando faremo l'ultimo tornerai sempre lì. Proviamo quindi il 99 di velocità delle X Speed Flow. È comunque la prima volta che le uso, sono scarpe nuove, quindi vediamo ragazzi. Testiamole. Vieni verso di me, sì, vieni. Sei veloce. Sì, sempre di nuovo alla capo. Sì, corri qua veloce, sì. L'ultimo, sì, atto, velocissimo. Sì. Bravissimo, okay. Così. È stato molto rapido. Molto rapido, queste scarpe qui aiutano, si sente, sono straleggere. Anto, adesso dribbling velocissimo, parti da là, corri intorno ai cinesini, prendi il pallone e devi scartare la telecamera. Per questo test c'è il cronometro.
Com'è andata, Sere? Oh, 7.59, Anto. Io l'ho stoppato nel momento in cui hai oltrepassato la camera e penso che sia un risultato comunque molto ottimo, perché... Sì, perché ti ricordi quando... lì, cioè, ti fermi per fare il cambio di direzione, hai fatto 1, 2, 3, 4 e poi hai dovuto prendere pure il pallone. No, quindi, no. Molto veloce, allora, secondo mi me. Mi sto trovando bene con queste scarpe. Quindi velocità 99, magari no. Bel 75 base. Ci può stare. Ce lo prendiamo. Passiamo adesso ai dribbling e al tiro delle Predator. Ok ragazzi, adesso è il turno delle Predator Freak. Quindi, grazie al Demon Skin, ve l'ho già detto, potremo sfruttare al meglio le nostre abilità di stop, controllo palla e soprattutto dribbling. In più ragazzi, ve l'ho detto, il tiro a giro col Demon Skin, sparare personale, spacca di brutto. Partiamo prima però con lo stop e il controllo palla. Quindi ragazzi, adesso proviamo questo esercizio per controllare al meglio il pallone. Tra l'altro anche Sere ha delle Predator col Demon Skin. Passaggi forti, così dobbiamo stoppare il pallone. Bello forte il passaggio, eh? Esatto, così. Bravo. Come fanno i giocatori di Serie A. Vai che la palla, vedi, rimane qui. Più forte Sere, più forte. Devo lasciarla qui, addormentarla. Più forte. Più forte. Sì, così. È mia. Sere, l'ultimo missile voglio. Sì, ci siamo, andiamo a fargli stop. Quindi ragazzi, lo vedete? Questo piccolo triangolo, a malapena ci entro io, però dobbiamo sfruttare al massimo il potenziale delle Predator. Ci siamo! Quanto difficile questo. Difficile? Oh. Ce l'ho fatta. Anche col sole che mi sta attaccando, fa niente, fa niente. Siamo... Mamma mia, un bacino. Vai, vai, che le devo agganciare alla Paul Pogba, vieni qua. Ni, lo voglio fare meglio. Aumentiamo il livello? È dentro, è dentro. In un modo o nell'altro è dentro. Ci siamo? Sì, rimane qui. Vai. No. Perfect. Andiamo con i dribbling. Ok ragazzi, proviamo questo dribbling. Andiamo a fare dei tiri in movimento. Quindi col pallone gli dovrò fare così, questa cosa qua. Poi vado al tiro. Voglio provare il tiro a giro di Lorenzo Insigne. Andiamo. Ah, mi stavo concentrando sul dribbling, ma il tiro è importante. Ah. Vai. No. Il tiro a giro, no. Devo tirare più forte, devo fare gol. Adesso farò il dribbling che mi ha insegnato Odu. Dai, oh, quando dico Odu, ragazzi, incredibilmente faccio sempre gol. Porca, ma porca. Oh, cosa mi ha preso? Oh! La knuckle ball! Sì. Vamos! Ok ragazzi, ci siamo. Andiamo a provare le coppa. 99 di passaggio, quindi faremo dei cross per Sergei GK. Sforbicerà, farà straridere perché vola come un pazzo, è proprio un pazzo. Cristiano Ronaldo, ciao, lo saluta. E poi ragazzi andremo a fare i passaggi lunghi per provare anche la precisione. No! Ale! Gliele vado a fare sempre più alte perché ci stiamo scalando tutte e due. Devo capire anch'io come utilizzare al meglio le coppa. Non ho mai avute, mai provate, prima volta. Punizione! Oh no! Oh, mi sento di bala con queste coppa! No, ma non entra! Ci va! Preparati perché c'è di bala sulla punizione. Di bala! È sul limite! Punizione! Higuain! Come volo! Higuain! Te la metto in cielo? Sì. E questa! No! Se avessi la stessa precisione nei tiri che ho nei cross, potrei giocare in Serie D. Fiole!
È bella! No, vabbè! Oh! Gerettante! Siu! Che spettacolo queste coppa! Ma che spettacolo la rovesciata però! Ragazzi, adesso ultimo esercizio, passaggi lunghi, venite con me. Ragazzi, 25.000 mi piace, sfido Sera in quella porticina lì. Ci siamo, raga! Lo dico io, lo dici tu? Ho spaccato! Costruzione dal basso, qui nella difesa. E poi attenzione perché c'è Manuel Locatelli che vuole fare una verticalizzazione così. E la mette lì, Manuel Locatelli. Andiamo sempre più dietro, ragazzi. Adesso ho bisogno di Toni Kroos. È sponsor Adidas, però lui non ha le coppa. Ma fa niente, ho bisogno della sua forza nei passaggi. No, Toni! Era così. Eccolo qua. Non mi fa impazzire perché è rimbalzato. Infatti adesso vado ancora più dietro. E regà, proveremo a farlo entrare dentro senza rimbalzo. Ho bisogno di Paolo Dybala nuovamente. Dai. Ma porca miseria, non riusciamo a farlo da qua. Ultimo tentativo. Purtroppo la traversa non è stata nostra amica. Il 99 di passaggi non c'è. Se faccio questo gol da qua, ci posso arrivare vicino. Ma che sfiga. Quindi ragazzi, il video finisce qui. Io ringrazio ancora Football Emotion per questo fantastico tris di scarpe. E ragazzi, è stato un onore provarle insieme a voi. Non farò preferenze perché comunque sono tre scarpe completamente diverse. In base al vostro stile, ragazzi, prendete quello che più vi sembra adatto. Se siete dei dribblatori, prendete le Predator. Se siete dei registi, prendete le Copa. E se siete delle ali, dei velocisti, dei terzini, prendete le X-Speed Flow. Insomma, il video di oggi finisce qui. Speriamo che vi sia piaciuto. Detto a voi tutto, ciao ragazzi.